L'intensa discussione del piano di sopra rimbalza al piano di sotto. Mi rendo conto che avrei avuto una mamma come nonna Sanna non sia stata una cosa molto semplice, perché comunque ti devi rapportare a una persona alla quale non è facile dare una connotazione. Come nonna va meglio. Come bisnonna pure, dai. Non era la nonna affidabile come ce l'hai tu, era una nonna con cui giocavi insieme. Diana, c'è da dire che ha vissuto l'abbandono in tutti gli effetti. E a lei forse gli è mancata la mamma, quella canonica, la mamma che aveva bisogno che la sera quando entrava a casa magari gli faceva trovare la minestra con la carne, la tavola apparecchiata. Delle volte contesta perché poi magari io non lo faccio così come lo fa lei. Però è un bisogno suo fisiologico, cioè lei dà agli altri ciò che lei non ha ricevuto, proprio perché a lei è mancato talmente tanto, quindi gli dà un'importanza estremamente forte. Io non so come mamma, però come nonno non ci ha fatto mancare niente. Come mamma è stata un po' troppo mamma, cioè è stata mamma per quanto volevamo noi e per quanto l'avrebbe voluto lei, quindi l'ha esponenziato il suo ruolo di mamma. Cioè io penso che... Però non è che insomma gli si può fare un torto. È invidiabile come nonna, veramente invidiabile.